Allora, abbiamo fatto una ventina di minuti di esercizi sulle superfici per chiarire una cosa che è rimasta indietro, che è il teorema di puntino per le superfici. Allora, che cos'è per le superfici di rotazione? Che cos'è il baricentro di una curva o di una superficie? Facciamo per una curva, perché poi per una curva ci serve di più. Noi abbiamo phi che va da A a B in Rn, chi è la coordinata x con y di G del baricentro, chiamiamo G il baricentro di questa curva phi. È 1 fratto la lunghezza della curva phi per l'integrale lungo phi di x con y in ds. Cioè, come allora, il centro di massa, no? Allora, voi immaginate di avere una massa uniformemente distribuita lungo la phi, lungo la lunghezza di phi. Allora, che cosa? Ognuno di questi punti, diciamo nella curva phi, ha una coordinata iesima, x con y. Allora, io voglio fare la media di queste coordinate iesime. Come la faccio? Questa è una definizione, però sostanzialmente sto facendo la media ponderata rispetto alla massa, cioè la massa, cioè ds per la massa misurata dalla lunghezza, dall'elemento d'acqua, perché la massa sarà proporzionale alla lunghezza dell'ambito di una costante. Allora, qui avrò x con y per quella costante, per ds, poi la costante semplifica, rimane questo integrale qua. Questa è una definizione, quindi alla fine non è che c'è molto da capire, però se vi ricordate è perfettamente analoga a quella del baricentro di una figura, diciamo, baricentro di una figura che ha un volume, diciamo, diciamo, allora abbiamo T contenuti in R2 oppure V contenuti in R3 che hanno una parte interna. Allora, chi era in questo caso il baricentro GD? Allora, x con y in G rispetto a, nel caso di T, G di T. Questo era 1 fratto la misura 2 dimensionale di T per l'integrale di x con y in, diciamo, vabbè, chiamiamola x in dx dx, se siamo in R2, stesso a t, la y era la media dell'integrale di y. E per quanto riguarda v, vabbè, dobbiamo fare questo discorso con x, y e z, x di g di v è uguale a 1 sulla misura tridimensionale di v integrale su v di x in dx similmente per la y, similmente per la z. Cioè, cosa dovete fare? Dovete fare l'integrale sulla figura della y, della z, della coordinata che voi volete fare calcolare, della coordinata del baricentro che volete calcolare, e la dovete dividere per la misura. Se siamo in R2 per la misura tridimensionale, siamo in R3 per la misura tridimensionale. Questo è il baricentro di volume, perché si chiama di volume perché comunque stiamo in un numero di coordinate pari, diciamo, la figura ha una dimensione pari a quella della. Qui invece abbiamo il baricentro di una curva. Il baricentro di una curva è un oggetto unidimensionale in Rn. Come si fa il baricentro di questo oggetto dimensionale? Si fa l'integrale curvilineo, però si divide per la lunghezza.
Dopodiché, e qua ho calcolato tutte le coordinate. Questo lo posso definire tranquillamente in Rn. Mettiamo, come abbiamo sempre messo n maiuscolo. Le coordinate sono i che vanno da 1 fino a n. In particolare, però, mi interessa il baricentro delle curve a valori in R2. Perché? Questo baricentro dipende soltanto dal finché si tratta di una curva regolare, dipende solo dal sostegno. È chiaro che se faccio una parametrizzazione, un'altra parametrizzazione equivalente, sappiamo bene che l'integrale non cambia. Allora abbiamo area di una superficie di rotazione. Allora abbiamo x, z, qui abbiamo una curva, sostegno di una curva regolare, o regolare tratti, e lo facciamo ruotare attorno all'asse z. Allora questo mi produce una superficie di rotazione. Esempio banale, se io faccio ruotare una semicirconferenza mi produce una superficie sfera. Allora l'area, teorema di Curtino per le superfici, dice l'area di una superficie di rotazione è pari alla lunghezza della curva che ruota moltiplicata per la lunghezza percorsa dal baricentro. Allora, e questo vale per ogni rotazione, sia completa sia incompleta. Cioè ovviamente se faccio una rotazione completa di 2π greco, il baricentro percorrerà una circonferenza pari alla distanza da z. Il baricentro di questa curva più o meno sarà qua, non è detto che il baricentro della curva sia sulla curva. Allora la lunghezza di questo raggio per 2π, se faccio mezzo giro sarà per π, ma in ogni caso produrrò mezza superficie, quindi si troverà. Ok? Ora questo non lo dimostriamo, ma non è difficile dimostrare, lasciamo perdere. Facciamo semplicemente un'osservazione per quanto riguarda il baricentro di un semicerchio e di una semicirconferenza. Allora, prendiamo un semicirconferenza di raggio R. Ok? Allora, qui abbiamo due baricentri. Allora, questo è x e questo è z. Abbiamo un baricentro e un altro baricentro. Ah, scusate, un baricentro sarà qua più o meno e l'altro baricentro sarà qua più o meno. E a che mi riferisco? Uno è il baricentro della figura piena, cioè del semicerchio, e uno è il baricentro della sola semicirconferenza. Cioè è chiaro che se io metto una massa soltanto su questo mezzo anello, il baricentro potrebbe non coincidere, perché la distribuzione di massa non è la stessa di quella del semicerchio. E quindi, insomma, il semicerchio ha molta massa più vicino all'asse. La semicirconferenza ha più massa, se io metto un filo che pesa 100 grammi, questi 100 grammi in media saranno più distanti dall'asse z rispetto a 100 grammi spalmati
semplicemente. Andiamo a vedere che Budino ci aiuta a calcolare questi due. Allora, questi semici, questi baricentri, per questione di simmetria, stanno sulla stessa, per come ho messo la circonferenza. Qua siamo a meno e qua siamo a 3. L'unica, invece, la coordinata x del baricentro è più difficile da calcolare. Però noi cosa sappiamo? Il semicerchio ha area pi greco r quadro mezzi. Questa è l'area del semicerchio. Per 2 pi greco x semicerchio, chiamiamo, sì, però semicirconferenza qua, diciamo, chiamiamolo G, l'altro chiamiamo, questo chiamiamo G primo, l'altro chiamiamo G secondo, questo deve fare il volume della sfera. Vi ricordate il problema di puntino per i volumi, no? L'area che ruota per, diciamo, la lunghezza descritta dal baricentro, facciamo una notazione completa, mi deve dare il volume della sfera, cioè 4 terzi pi greco r 3, quindi xg primo è uguale a, vediamo un po', sì, qua di pi greco ce ne stanno 2, e quindi viene 4 su 3 pi greco per r, divido per r 4 xg primo, questo è il semicerchio. Andiamo a vedere quanto riguarda la semicirconferenza. In questo caso la lunghezza che è vuota è pi greco r, perché la lunghezza della semicirconferenza è 2 pi greco r. Per, allora, questo è xg', per capirci. Vedete che 4 su 3 pi greco è minore di un mezzo. Quindi, diciamo, rispetto al punto un mezzo, alla metà di r, un mezzo r, questo sta a sinistra. Invece, per quanto riguarda la semicirconferenza, pi greco r per 2 pi greco xg secondo, questo è uguale a 4 pi greco r quadro. Anche qui xg secondo è uguale a 2 su pi greco per r. Anche qui di pi greco ce ne stanno 2, però cambiano le costanti quadrate. Questo è il caso della semicirconferenza. Quindi h quadro più r quadro,
Ma il baricentro dove sta? Questo segmento sta a metà. Quindi la distanza dall'asse Z è R mezzi. Quindi adesso quando fai una rotazione completa hai 2π greco, cioè questo, per R, 2π greco R mezzi per questo. Questa è la lunghezza che ruota, questa è la lunghezza che è scritta al baricentro. Quindi cosa diviene? Π greco R per la radice di H quadro di R quadro. E questo coincide, perché questa è la superficie del cono, è la circonferenza di base per la potenza di prodotto di sopra. 2, 2, 6. Quindi questa cosa si può fare benissimo, per esempio per un tronco di cono. Per fare il tronco di cono non pensate di ricordare la formula della superficie, che è demenziale, cioè pensate di ricordare. Fate il tronco di cono. Se avete un tronco di cono, volete calcolare la superficie, semplicemente vi costruite il cono, poi fate l'area laterale di questo cono, del cono grande, meno l'area laterale del cono piccolo, ottenete l'area laterale del tronco di cono e poi ci mettete l'area delle due basi. Oppure, se questo è di rotazione attorno all'asse Z, prendete questo, prendete il punto medio che è il baricentro, prendete la lunghezza di questo, moltiplicate, applicate tutti e avete fatto. Quindi, diciamo, poi ci vuole, bisogna un attimo prendere un po' di pratica bisogna prendere un po' di pratica e diciamo fare molti esercizi. Allora, noi facciamo, ecco, per esempio facciamo tempo a fare un solo esercizio. Supponiamo di avere questo solido qua. Allora io vediamo un po' la traccia, se la trovo. Ok, allora qui ho vertice, l'origine 3, 0 e 0, 6, quindi un triangolo fatto così, qua stiamo a 3, là stiamo a 6. Poi ci tolgo il cerchio allora di centro 2, 2 e di raggio 1. A 2, 2 stiamo qua, raggio 1 più o meno stiamo qua. C, centro 2, 2 e raggio 1. Poi considero questa figura che è chiusa, insomma, ci tolgo la parte interna di questa. T meno e ottengo questa figura. La faccio ruotare attorno all'asse, questo lo chiamo X, questo lo chiamo Z, la faccio ruotare attorno all'asse Z, voglio sapere volume e area della superficie di questa. Allora, prima di tutto andiamo a controllare che 2,2 sta su questa, questo lato qua. L'equazione X uguale, scusate, z uguale 6 meno 2x, che vedete 0 vale 6, a 3 vale 0, a 2 vale 2, ok? Questa equazione di questa retta qua, z uguale 6 meno 2. Ora, come, quando ruota questa, che produce? Produce un cono scavato esternamente. Se lo faccio, ecco, comunque, se facevamo il compito di Natale, me ne facevo 2 o 3, facevamo l'alberello di Natale. Ok, allora voglio sapere volume. Questo volume non è difficile
difficile da calcolare. Si può calcolare con varie formule, ma con Budino è meglio. Allora, con Budino tu che devi fare? Hai il volume del cono, volume cono, e quanto è uguale? Tu hai l'area di base che è 9 pi greco per l'altezza che è 6 diviso 3 fa 18 pi greco. Questo è il volume del cono non scavato. Poi ci devi togliere questa figura P che scava. Ma questa qui è una figura di rotazione. Allora, dove stai? Allora, prodotto dalla rotazione di che cosa? Di questa parte che vado a fare bianca luce, di questo semicerchio. Questo semicerchio dove ha il baricentro? Il baricentro si trova a qua, allora si trova sull'asse di simmetria del semicerchio. A una distanza da questo punto pari a 4 su 3 pi greco per R, ma R vale 1, quindi è 2, diciamo, allora XG, diciamo G del semicerchio è il punto 2 meno, anzi più 4 su 3 pi greco per il versore di questa direzione qua. Ma questa direzione qua è diciamo, questa qua è 3 meno 6, quella là è meno 6 meno 3 fratto, siccome un mensore, anzi facciamo meno 2 meno 1 fratto la radice di 5. Vediamo un po' se torna. Allora sì, più o meno 2. In particolare chi mi interessa? Mi interessa la x, la x del baricentro, x g è uguale a 2 meno 8 su 3 pi greco radical 5, ok? Allora io che devo fare? Vediamo un po', 8 fratto 3 pi greco già è minore di 1, fratto radical 5 è minore di 1/2, quindi qua stiamo a 1,5, 1,6, e sto trovo perché questo qua è girato un po' di qua e quindi scende poco. Allora io che cosa devo fare? Il volume della parte scavata, volume da sottrarre, è uguale a 2 pi greco per 2 meno 8 fratto 3 pi greco radica 5 per pi greco mezzo, perché l'area della figura che ruota è pi greco per raggio al quadrato diviso 2, quindi pi greco mezzo. E per la lunghezza rispetto al baricentro. Sottraere e fare. Oh, nel caso, se voglio calcolare la superficie, devo fare la stessa cosa, soltanto che il baricentro qua ci dovrò mettere non, qua ci devo mettere sempre meno 2 meno 1 fratto radice di 5. Qua invece ci devo mettere 2 su pi greco, perché stavo calcolando il baricentro di questa cosa. Però attenzione che quando vado a calcolare la superficie non devo fare volume meno volume, ma devo fare superficie laterale del cono, poi superficie di base del cono,
Poi, questo, il pezzo diciamo, generato nella rotazione da questo segmento, pure me lo devo calcolare, devo togliere la superficie laterale del tronco di cono e la devo sostituire con la superficie laterale generata in questo modo. Quindi fate attenzione che quando scavate la figura, voi non state volume, togliete un pezzo. Quel pezzo a questo volume fate V1V2. Per quanto riguarda la superficie, state sostituendo un pezzo di superficie che dovete togliere, quella generata dal segmento, con un altro pezzo di superficie che state creando, scavando, creare un altro pezzo di superficie. Quindi dovete togliere quello generato da questa qui e mettere questa qua. Quindi questa qua la dovete addizionare, certo. Questa la dovete togliere, quella generata dal segmento. Quella generata dalla circonferenza la dovete addizionare. Questo qua lo potete finire. Quindi questo è la tangente della semicirconferenza. Qua ci metti 2 su pi greco, qua ci metti pi greco, la lunghezza della circonferenza, qua ci metti, diciamo, la superficie generata e superficie laterale generata semicirconferenza è 2 pi greco per 2 meno 4 su pi greco radica 5 per pi greco. Perché qua c'è ovviamente 2 su pi greco, quindi viene 2 su pi greco per meno 2 su radica 5 fa meno 4 su pi greco radica 5 per 2 pi greco, per questa è la r, per la lunghezza della curva di ruota che è pi greco. E quindi questa è la superficie laterale da aggiungere. Quella da togliere è più facile da calcolare, in quella generale di questo segmento, questa è lunga 2 e il baricentro sta a 2, quindi è 4 pi greco per 2 è 8 pi greco. Ok? Poi vi dovete calcolare pure la superficie laterale cono, perché non l'abbiamo fatto. Sono tutte cose facili da fare. Vabbè, quindi completate questo esercizio e diciamo.